solo volessimo guardare quello che ha portato lo Stadium alla Juventus, dovremmo capire quello che può portare uno stadio nuovo in una società piccola come quella del Pescara, che avrebbe la possibilità di crescere notevolmente, perché noi non serve, penso, che facciamo che ripercorriamo la storia del Pescara in questi anni, però abbiamo avuto la possibilità in un paio di occasioni di andare nel salotto buono del calcio, però poi bisogna rimanerci. Per rimanerci oggi è una questione solo ed esclusivamente economica. È evidente che il contesto stadio non sarà un contesto a sé stante, ma senza dare un discorso molto più ampio, perché noi abbiamo avuto modo e la fortuna di vedere insieme all'amministrazione, però essendo un progetto che riguarda la città, ci sembrava giusto parlarne prima con quelli che sono gli attori della città, con quelli che sono i portatori di interesse della città. Beh, è un impianto ovviamente studiato secondo i moderni concept, i moderni dilemmi, un impianto da 21.500 spettatori circa, ripeto, studiato e disegnato come sono pensati, disegnati, progettati gli stadi moderni, un contenitore importante di funzioni che non sono solo il calcio, la partita di calcio, così come un polo di importanza anche economica, forte, importante, come il moderno stadio deve prevedere. Per quanto riguarda i costi? Ma uno stadio del genere più o meno costa tra i 40 e i 50 milioni, questo è l'intervento base. Poi dipende da tutto quello che attorno allo stadio, a partire dal terreno infrastrutture, sarà necessario realizzare.